sono contento di questa iniziativa che è andata in porto molto bene. I ragazzi si sono sorpresi di poter toccare argomenti che probabilmente non riescono quotidianamente ad affrontare, ed è bello capire che nessuno di loro è uno scarabocchio ma un'opera d'arte in formazione e che però è sempre a rischio. E questo, le loro riflessioni sono state belle perché ci hanno aiutato a pensare che anche il quartiere non è uno scarabocchio ma è una realtà che può essere aiutata da tutte le istituzioni, aiutata a crescere e diventare un'opera d'arte nel cuore della nostra città, nonostante tutti i limiti. È il referente di questo progetto Scarabocchio, che ha avuto delle finalità, come diceva Sua Eccellenza, quello di valorizzare anche i giovani del quartiere. E io non direi anche, ma soprattutto i giovani del quartiere, perché questi giovani hanno bisogno di essere stimati, valorizzati, e hanno bisogno anche e soprattutto che sentano della fiducia nei loro confronti e che sono delle persone meravigliose. La scuola è sempre pronta ad accogliere progetti come questo di integrazione soprattutto. Assolutamente sì, perché questa scuola è determinata a penetrare nel territorio ed è stato fondamentale oggi avere qui la presenza di Sua Eccellenza e la possibilità di riflettere insieme ai ragazzi sul valore della persona, perché questo è quello che noi portiamo avanti ed è un territorio che ha bisogno di risposte, e le risposte concrete si realizzano in un ambiente che accoglie, che ascolta, che ha la possibilità di dare ad ognuno lo spazio necessario per realizzarsi.